Pronto, buonasera signore e signori, siamo in diretta da Radio SOS Delitta di un'altra storia molto drammatica della signora Magda D'Ascola. Prego Magda D'Ascola, puoi parlare, grazie. Sì, vabbè, la mia storia è una storia che ha in comune molte cose con le mie storie di genitori. Volevo confermare che le cose comunque si cambiano così, cioè se si parte da una separazione nemmeno dalla strada, perché comunque io convivevo, quindi non avevo nulla, diciamo, dopo la fine di questa storia da chiedere in termini di interesse personale, no? Non mi sarei comportata né più né meno di quando finisce la storia, cioè quando non ci sono più di mezzo. In questo caso invece c'era un bambino, un padre, e quindi questa storia nasce così, chiedo la tutela di mio figlio e vengo con, insomma, a dirlo come per fermarmi, no? Per togliermi da scuola, per cercare di sbattermi fuori dalla vita di mio figlio. E le hanno provate tutte, cioè mi hanno aiutato come matta, mi hanno aiutato come associare, mi hanno aiutato in tutte le maniere. E niente, poi comunque nel tempo le cose mi vengono a galla, per cui nessuno di questi, insomma, mi è rimasto addosso. E niente, io vivo i primi anni con mio figlio, insomma, di cui ho bisogno di tutto, quando chiedevo questa tutela, in termini a cose speciali, insomma, qualcuno è stato scomodo e quindi non voleva farle queste cose, no? Quindi venivo lasciato a questo bambino da curare 24 ore al giorno, non avendo padre di familiare, di capisci le difficoltà, sono state poche. Però non essendo io un soggetto che demorde, ho comunque dato del mio meglio, non mollavo, cioè non ho fatto vedere di virgoletta o cose. Solamente sottolineavo, insomma, c'è questa cosa, se una madre in una situazione del genere, altro che si deve dare alla grande, di poter tenere testa a una situazione di questo tipo, quando un bambino poi l'ha fatto 3 mesi, 5 anni, no? E ho sospeso magari dopo impegni, non so, mi dovevo trovare un avvocato che era a Milano, quindi non potevo andare in Italia, non potevo tornare per sempre a prenderlo all'asilo di Italia, così mi rivolgevo al padre cercando di, insomma, di costruire questa cosa. Per quel giorno, magari ho avuto altri problemi di salute e poi momenti e cose simili. Quindi, giustamente, riguardavo il bambino, nel senso non mi farlo vicino a sé, mi dicevo di medico perché era guarita. Quindi, lo portavo dopo, lo portavo dal padre, non era un segno di abbandono, era un segno di sempre di poter andare a far capire a questi signori che io tutelo mio figlio. No, veniva detto, no, siccome gli mandiamo già qualcosa per il bambino, allora non possiamo tenerlo più di tanto. E, insomma, le cose di iniziare sono andate così. E i servizi sociali che hanno sempre un ruolo, diciamo, non di aiuto, ma si entra in conflitto soprattutto con loro. Avevano ogni giorno, insomma, ogni giorno riferito quello che accadeva, quello che non accadeva, cose che mi sono legata a casa del signore, perché c'è stata questa esigenza piuttosto che quest'altra, e comunque rimanevano sordi. Dopo ho capito perché questi signori non prendevano mai il telefono per tirare le orecchie a questo signore e dire: guarda, che tu non finisci di essere padre perché comunque hai un altro domicilio adesso. Comunque, si può proprio sempre anche da separati, quando si può rifare i genitori, no? E diverse volte, insomma, uno si slitta e viene quando si fa comodo. E qui lasciamo stare il signore, perché non lo voglio commentarlo oltremodo, perché ho dei processi penali pendenti, a favore di questo posto, di questo andare bene, no? Contro i genitoriali, sono stata anche dura quando magari mandato messaggi, messaggi di no, fa pure che sono stati, non sono di sicuro messaggi dove c'è scritto parla con me o ho bisogno di dire cose di sicuro, perché quando prendo la decisione sono quello che difficilmente torna indietro, quindi è finita la storia, insomma, ho sempre guardato avanti.
E niente, invece per quello che riguarda i servizi non hanno mai funzionato, da inizio di questo direttore non lo ha messo a posto tutte quelle informazioni che gli davo giornalmente per poi fare delle relazioni contorte che non hanno nulla, non hanno nulla in comune con quello che è stato il mio vissuto e quello che mi piace negli anni, no? Allora poi la signora lì che si trova, dai, non ci sono prove, non ci sono le varie, si può vedere un maestro di un comune o cose simili, invece viene poi la relazione la signora che quasi quasi mi ha fatto del male a questi figli, a questi figli, no? E niente, poi calcavano la mano, insomma, come veniva a fare il CTO, le cose anche là, non mi sono portato a nulla. E tornando indietro a queste relazioni, insomma, facevano bene anche questo, ma perché mi avete visto in questo modo? Non ci sono aspirazioni, capito? Quindi perdo, arrivo il primo mandato, che è lontano il bambino, sono lontano il Grazie. bambino, lo collo padre e padre, e lo collo Oh. padre e padre con la... Ti servono comunque di garantire rapporti con la madre, perché i rapporti garantiti sulla carta, che non sempre sono stati garantiti, quanto io ho dovuto fare sciopero della fame, perché sono stati arco temporale, tipo 15 giorni, anche già nel rapporto con il bambino, veniva tagliato i contatti telefonici, per cui io... era quello il gioco che si faceva, insomma, per raffinarmi nella trappola, no? Io sentivo come sono... Questa persona che comunque sempre in questa partita prendevo la macchina, io andavo lì, ci dico quando arrivi lì, che nella serie che ti hanno preso, no? E da lì partivano le denunce, rimangono a disturbare, sai, la procura si è sempre affettata, la procura di Monza si è sempre affettata, insomma, dopo fanno questi reati, non si è affettata quando io ho fatto querele e non ne ho fatte poco perché ne ho fatte all'ex, ne ho fatte servizi, ne ho fatte educatrici e accompagnate anche da opposizione. Sono anche stato usato queste querele, né con gli avvocati a pagamento, né con gli avvocati all'inizio della sede, poi li ho pagati e mi sembra anche bene questi avvocati. Cioè, non è sembrato mai a capo di questa situazione, no? Di questo loro fare. E mi permette che comunque anche le relazioni vanno fatte dai servizi sociali, cioè non ci sono mai... C'è sempre un problema sul fatto del perché, insomma, questa signora non dovesse essere aiutata, no? Lo stesso ormai, quando chiedo l'accesso agli atti, lo scrivono e non mi hanno aiutato economicamente, non mi sono sempre bloccato tutte le spese che riguardano anche la sopravvivenza, non il mio figlio, quando mi ha comprato medica. E quindi niente, non capisco il ruolo che hanno, allora io non capisco il ruolo che hanno, per una cosa che andava di non giudice, che non va bene, che sia madre così, una sola vista domiciliare, prima di fare che si prende questa decisione di collocare il bambino dal padre. E niente, poi ci sono le varie fasi, il primo mandato, mi ripeto il primo mandato perché avendo avuto una SO. Che loro me ne facevano, diciamo, ogni 20 giorni si presentavano con la SO, quindi essendo che queste SO erano tutti stati negativi, un tanto di scritto sopra in uno, e la signora di Nato, quando mi ha detto di ripeto, di ho documentato qua, insomma, di non mettere mai negati, sono trovato un attrattato, perché in questa cosa è tagliato le gambe, non ci trovo adesso, insomma, perché mi sembra che non stare avendo risultati in questa cosa, no? Quindi faccio di corso per praticamente il mio figlio e viene fatto un copia e incolla di questa cosa, bene. Procuro altri avvocati, questa volta a pagamento, e faccio di corso in appello. In appello a un signore che sempre dichiarato mia vittima, diciamo, si avvicina a casa mia dice tu la lasciato fare, sì, perché io ho cercato di ragionare sul discorso, tipo, insomma, lasciamoci dire questi 2 anni, cerchiamo di fare il bene del bambino, mostrare questi conflitti, insomma, questi problemi, perché questi signori non ci mollano. Il signore non ha fatto altro che sedersi, vedere e mangiare a casa mia, tutto documentato, tutto con foto, con video, con tutto, con registrazione, e poi andava, insomma, dai educatrici da cuore a calunniarmi ancora. E viene fuori che poi un giorno c'è stato un
specie di vergine in un bar dove ci siamo affittati a vicenda. Questo si avvale di tre suoi amici a dire invece che è stato picchiato o cose del genere. Poi nei processi viene insomma la gente a dire non c'è questa cosa qua, perché in 12 anni, se tu mi conosci, non è il reperto medico, quindi la mia storia è estendere. Se nessuno ti vuole fare una turista pediatrica, vuol dire che appunto non vuole fare gratis, ti dico bene così. Insomma, sono stata dalla mia caserma, che mi vedeva andare e venire tipo per 6 anni, penso di essere stata nella caserma, telefonati, sono e non protocollavano le denunce, e la sua caserma, invece dove lui andava sempre a fare il turismo, e diventava vittima di questa signora, poi ci sono stati, insomma, io mi ritrovo con 3 processi nel penale. E mi ritrovo con un mandato comunque che è della sezione famiglia di Milano, che dice, dopo le ultime relazioni con gli ignoti, tutti quanti, i CPS, tutti gli altri, dicevano, alla richiesta dell'ex, alla richiesta del CPS, dove gli chiedono spazi neutri, il procuratore generale non acconsente a questa richiesta, quindi conferma il mandato di prima, garantisce rapporti con la madre. E lei insomma questa richiesta qua. Da quando ti devi rendere conto, insomma, che i giudici, se il lavoro non è la merda, perché questa gente li mette in quelle condizioni, io non do tanto per i giudici, quanto a chi ha lavorato su questa vicenda, no? E cercando insomma di fare i propri interessi, non sicuramente a questi giudici. E quindi niente, dopo questi mandati ci sono, passano gli anni, e tu mi dici la domenica. E quando vai a chiedere una figura di casa di questi progetti di mediazione, di cose, insomma, che avete fatto, insomma, di questi ordini dell'esame di questi tribunali, insomma, che ve ne state facendo, e state impegnando questa cosa, no, aggiornate pure me. E io ho parlato un attimo anche con l'assessore del comune della città di Matrix, mi risponde, sono un po' di quello, non so nulla di questo, insomma, queste sono le cose, capito? Benissimo. Sono situazioni che si incancreniscono, dove tu all'inizio entri fiducioso, dici no, mi sottraggo a questi visi, che non mi sottraggo a quello. E poi la cosa grave è che tu comunque anche quando vuoi, vabbè, ti fai seguire a tutti i volti, perché dico, sostegno, supporto psicologico non me l'avete dato, come avete ordinato il giudice. Cioè, io sono andato con la mia ricetta del medico a farmi dare un psicologo, ma non perché mi sento, cioè voglio dire, con tutti i problemi che ho di lavoro, di quello di nell'altro, di tutto quello che mi avete fatto addosso, poi mi arrivo a mandare e mi dice questo, non parliamo con questo, dico, io vi ho lasciato fare perché a me piace vedere fino a che punto la gente vuole arrivare, no? Dopo sono andato da solo, questa è l'ennesima dimostrazione che io non ho paura né di psicologi, né di psichiatri, né di chiunque si presenta davanti a me. A cercare di sondare e sapere in questo senso, perché sono lucida e da sempre, e sono rimasta sempre lucida, e questo è un problema che tu crei allora, no? Perché loro ti vogliono demotivata, ti vogliono distrutta, ti vogliono arrendevole, ti vogliono insomma patria, e per fare insomma tutto quello che sono i loro interessi. Magda D'Ascola? Magda? Scusami, purtroppo c'ho 2 secondi ancora da poterti dare. Vicende, che mi confermo tutto quello che sono le storie che raccontano le altre mamme, insomma, io sostengo queste battaglie, e non solo a titolo personale, perché ormai insomma, io comunico con tutte queste mamme e le appoggio in pieno, non si può dire altro, cioè è un sistema che non funziona, è un sistema che sottrae i bambini, questa cosa deve finire, indipendentemente dal fatto che gli altri ce l'hanno in istituto, io comunque ce l'ho da padre. Lo vedo la domenica, se non mi sento. Magda, purtroppo ti devo interrompere, c'ho proprio qualche secondo per chiudere la trasmissione. Signore e signori. Va bene, poi ti seguo anche nelle altre dirette, Benissimo, Paolo. grazie. Allora, signore e Ciao. signori, abbiamo dato la parola a Magda D'Ascola, a una madre di famiglia che ha i suoi problemi e hanno anche le altre mamme. Signore e signori, Radio SOS Letizia ringrazia la signora Magda D'Ascola, interrompiamo e Grazie grazie a a lei, voi. grazie.